l'Inter sogna Zirkzee e può giocarsi le sue carte per battere la concorrenza di Milan, Juve e Premier League. Tutti vogliono Zirkzee. Il centravanti, o seconda punta, trequartista, a seconda delle inclinazioni filosofiche, del Bologna praticamente ha fatto impazzire mezza Europa. Di sicuro tutte le big della nostra Serie A, con le tre top Inter, Milan e Juventus che stravedono e vorrebbero portarselo a casa. La spunterà una sola, coi rossoneri che ne hanno più bisogno di tutti, ma chiaramente è tutto in ballo. Il diavolo perderà Giroud, ad oggi è l'unica a cui manca la punta titolare della prossima stagione. La Juve potrebbe avere qualche possibilità come rosa e risorse in casi di addio di Chiesa o anche di Vlahovic, su cui però non c'è ancora niente di concreto. Il costo comunque dell'operazione è alto, il Bologna se lo coccola e lo tratterrebbe pure volentieri, sapendo che non è ipotesi molto probabile per quanto non da escludere. Il prezzo si aggira sui 60 milioni di euro, una disponibilità che in Serie A, nessuno può avere. Magari il Napoli, che ha in teoria più di qualche spiccio avanzato dalla scorsa stagione e poi dovrebbe cedere Osimhen. Gli azzurri sarebbero interessati pure loro, ma sanno che senza Champions e forse anche senza Europa League strapparlo alla concorrenza sarà quasi impossibile. In Premier League, invece, Manchester United, Chelsea e Arsenal restano in agguato e per ora osservano. Allora ognuna delle italiane si giocherà le proprie carte. Per il Milan una ha il volto di Ibrahimovic, per l'Inter ce ne sono diverse. Ovvero tutte quelle che, sacrificate sull'altare delle cessioni, possono aiutare a raggiungere un gran bel tesoretto. Zirkzee, l'Inter ci spera, ecco come può avere le carte giuste. Ci sono diversi giocatori in prestito che stanno facendo molto bene e che valgono una fortuna, a partire da Valentin Carboni che bene ha fatto al Monza in questa seconda parte di stagione. L'Inter lo valuta almeno 30 milioni, piace a diversi club in Italia, la Fiorentina ci ha provato a gennaio con una ventina di milioni, respinti, e tutto lascia pensare che farà un altro tentativo. Atalanta e Lazio le altre interessate. E poi Filip Stankovic, che dopo un inizio così così si è preso la Sampdoria, i nerazzurri potrebbero fargli fare il secondo, difficile, dietro Sommer o cederlo. Ha mercato in Serie A, ma più che altro in prestito, così l'Inter può provare a piazzarlo all'estero dove viene comunque osservato. Poi c'è Giovanni Fabian, protagonista a intermittenza nel Bologna che è praticamente in Champions. In ogni caso è cresciuto molto, Motta si fida di lui e le risposte sono arrivate. L'Inter ha una ricompra da 12 milioni valida dal 2025, ma il cartellino già ora vale decisamente di più. Per questo i nerazzurri potrebbero stuzzicare i rossoblù eliminando già ora il riacquisto e permettendo loro eventualmente di monetizzare subito. Secondo la Gazzetta dello Sport, ad esempio, piace molto alla Roma. Con relativo sconto per Zirkzee. Ai giocatori in uscita si aggiungono poi Arnautovic, Aslani e soprattutto Dumfries, a maggior ragione in casi di mancato rinnovo, l'olandese deve decidere se accettare la proposta del club, altrimenti sarà addio. Valutazione almeno 20 milioni. In ultima analisi c'è il cartellino di Thuram, che ha molto mercato, per lui c'è una clausola da 85 milioni, cifra da cui l'Inter non ha nessuna intenzione di scostarsi. Ad ora non c'è niente di concreto.